Fausto Morciano in Dei di Cosimo Terlizzi, tu sei Nicola, il papà del protagonista, il papà di Martino. Sì, esatto, sono Nicola, il padre di Martino. Sono un uomo rude, diciamo. Detta così, con questa giacca così, metti quasi paura. Soprattutto la barba. No, l'ho dovuta tagliare, sono molto più barbuto nel film. E sì, sono un uomo di campagna perché c'è questa dicotomia campagna-città nel film e dunque ho tutte le caratteristiche di un uomo, diciamo, rurale. E ho un rapporto con il mio figlio conflittuale. Lui lavora con me, nonostante vada anche a scuola. Io faccio il ferrivecchi, cioè raccolgo il metallo che le persone non usano, che magari buttano anche nelle campagne, e lo rivendo, oltre ad avere anche dei terreni, a fare lavoro agricolo insieme a mio fratello, la nonna e tutta la famiglia, diciamo, ecco. Il rapporto con Martino è molto particolare e si innestano anche, diciamo, delle idiosincrasie psicanalitiche, uso questa parola difficile, perché per esempio io faccio delle cose particolari, molto strane, frequento una prostituta nel film e molto spesso, siccome lavoro con Martino, lui mi vede andare in questa roulotte. Non sveliamo tutto, eh? Sì, appunto, non lo sveliamo, è una cosa che, infatti, non è, diciamo, non ho svelato l'essenza della cosa. E questo rapporto è fondamentale per la crescita di Martino, perché diciamo che lui anela ad una vita diversa. Vuole andare all'università, dove ha conosciuto questi ragazzi che lo iniziano ad una vita completamente differente da quella che ha vissuto fino a quel momento. E il padre, che sembrava, diciamo, il suo contraltare in tutto, anche fisicamente completamente differente, invece vede questo cambiamento con occhio diverso rispetto a come ci si potrebbe aspettare che lo vedesse, e quindi è molto interessante esplorare questo rapporto, questa dinamica che procede all'interno del film. Ci hai messo qualcosa di tuo? Insomma, non ci sembri una persona rude, però insomma qualcosa di tuo ce l'hai dovuto mettere. Dove l'hai preso? L'ho preso dalla mia parte rude, perché comunque non è stato così difficile in realtà entrare in sintonia con questo personaggio, perché io ho sentito immediatamente una connessione, tant'è vero che mi ricordo che al primo provino su parte mi sono presentato al provino già vestito da personaggio, cioè mi sono fatto prestare da mio padre una canottiera di quelle a costine bianche di quelle anni che da muratori anni 70, poi con dei pantaloni strappati tutti sfilacciati dai jeans, diciamo i sandali modello che utilizzo soltanto in casa, e mi sono presentato così al provino e ne ho fatti diversi, evidentemente sì, ho sentito subito una connessione con questo personaggio.